sempre lui. Sono Maruri e siamo al Il video quinto si chiama videodio e faremo la lezione della vedendo Rambè che si chiama Pantegana. Cioè, io il non so se tu beatbox sai della cos'è la Pantegana. Pantegana. Cioè, la Pantegana è un ratto di fogna che è quanto un alano. Hai presente l'alano? Comunque, Ecco raga, qua. vorrei Via! giocare in questo video e il Dan, poi vorrei saltare. No, no, vabbè, no. Comincia bene questo grandissimo ed epico beatbox Stefano della Pretara. Pantegana. Beatbox praticamente del ratto di fogna. Mettiamo a confronto con la Pantegana Matteo vera Venno, e mio amico, vediamo e se riesce lui veramente a fare questa parodia della Pantegana. Ve lo faccio vedere. Riccardo Sciorilli. Proprio sono uguali, cioè non c'entra un cazzo, ok? E dicendoti che non c'entra niente, ti sto facendo un complimento. Perché assomigliare a una Pantegana è una cosa brutta. Ciao a tutti, ragazzi, ciao! Sì, ha salutato! Ciao, grande! Ciao a tutti, ragazzi, ciao! Oh, mamma mia! Ciao, 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 ciao! Basta! Sì, mi pare di sì, no? È finito fortunatamente velocemente questo video. Outro finale. Ciao, allora, oggi... No, ancora deve cominciare, cioè, ho parlato troppo presto. Mi devo tagliare la lingua certe volte. Oggi sono qui, eccomi qui, con la mia nuova canzone di merda. Sembrava che stava dicendo quello. Purtroppo non ha detto quello. Anche se comunque il sottointeso è quello. Il beatbox, il beatbox della Pantegana. Oh mamma mia, il beatbox della Pantegana. Cioè, pazzesco, io non ci posso credere. Oh mamma mia. Oh mamma. Ma io ho qualche problema mentale, cioè mi metto a ridere su certe cose, veramente ho qualche problema mentale, sì. Raga, ma ci sono diventato guardando certi video in questo modo, prima non ero così, prima ero normale. Ma allora, la Pantegana sicuramente la conoscete tutti, però io dico comunque, ecco, che cos'è. La Pantegana, magari qualcuno che non la conosce, ma la Pantegana, ragazzi, è un topo, bello, bello, bello. Più che topo, sembra un cavallo la Pantegana, raga. È un topo che è un ratto che è veramente è tipo... Cioè, da qua e da qua a qua. È una cosa così, raga. Vi giuro, è enorme. Ok. Senza coda, perché se gli mettiamo anche un metro e mezzo di coda, veramente sembra un cavallo. È veramente bello, grande, con la coda lunga, il musino tenero, perché c'ha questo musino veramente bello, bello. Il musino tenero, se la Pantegana vi dà un morso, o anche se solo vi appoggia un dente, andate a finire all'ospedale per avvelenamento, raga. Perché per quanto è topo di fogna, cioè per quanto si mangia cose della fogna, vi avvelena il sangue tempo, cioè diventate tipo Hulk, peggio dei raggi gamma, peggio delle radiazioni. E tu vai una bandega chiuso così, facendo un musino nero con un puntino. Sì, vabbè, con un musino chiuso così, però con due denti che escono così affilati, tipo la tigre dei denti a sciabola. Non so se la conoscete, ve la faccio vedere. Ehi, stiamo parlando di Diego di Nella Glaciata. Ecco, fantastico, loro li conoscete magari perché fanno visita molto spesso, ecco, nelle vostre case, no? Si mettono appunto a fianco al sacchetto dell'immondizia, no? Dovete sapere, vi svelo questa cosa velocemente, però dobbiamo correre, perché devo fare questa canzone, non vedo veramente l'ora. Io vi svelo che, visto che so che loro, ecco, fanno visita appunto nelle case, no? Sono andare a casa delle persone, così a mangiare un po', a rovistigliare, per rovistigliare, ecco, qualcosa da mangiare nell'immondizia. Ma che cazzo di raga, i ratti uccidono i pitbull, ma che cazzo?
cazzo dici, immondizia? Sento la necessità di farmi uccidere da una pantegana. Dopo aver sentito questo, veramente, proprio caput. Io lascio sempre un pezzo di carota oppure di formaggio, in modo che comunque loro non si devono buttare nelle sacchette dell'immondizia, quindi lo trovano direttamente fuori. È veramente una cosa fantastica, bello comunque, ecco, fare del bene, quindi in questo caso anche alle pantegane. Ok, allora ragazzi, voi dovete fare solamente una cosa, ok? Importante per aiutarmi, quindi prendete non un pezzo di formaggio, prendete la carota, ok? La carota per intero, la tenete in mano, io durante la canzone vi dico cosa dovete fare, ok? Ok, allora io vado, sono pronto, dai, 3, 2, 1, 0, via! Siete pronti? Mi raccomando, concentratevi e sentitelo bene, perché altrimenti vi perdete tutta la trama del discorso, cioè tutta la trama della storia. Mi raccomando, sentitelo bene, cioè peggio di Annabelle qua. Nella vecchia fattoria, featuring beatbox della Pantegana. Nella vecchia fattoria. Dai, insieme! Insieme il gran cazzo che me ne frega, insieme cosa? Cosa insieme? Devo essere complice di codesta cosa? Ma siamo seri? Così va bene, facciamolo. Nella vecchia fattoria. Nella vecchia fattoria. Mi sento un coglione in questo momento. Nella vecchia fattoria. Cioè, raga, sembra tipo le foto su Instagram. L'avete presente quando si fanno le foto? Ci sono anche io, Pantegana. Purtroppo ci sei anche tu, Pantegana di sto cazzo. Beatbox. A parte il rap cinese, adesso lo fa anche con il beatbox, Un attimo, raga, che prendo delle precauzioni. Pantegana. Qualcuno ha scorreggiato. Chi è che ha scorreggiato? C'è qualcuno che scorreggia. C'è qualcuno che scorreggia, ma sono solo, come può essere che scorreggia? Prendete la carota e mettetevela subito nel culo. Prendete la carota e mettetevela, diciamo, dentro proprio l'ano. In bocca. Ah no, in bocca, pensavo in un altro posto. Vabbè, ma tu già subito te la sei messa, levatela da là dentro, mettitela in bocca, non in quel posto. Perché però te la sei messa in quel posto e poi te la metti in bocca fa un po' schifo, ti dico la verità. Rosicchiate in questo momento, via! Sembra una pantegana che ha problemi di stomaco, no? Cioè, una pantegana che in questo momento non è che sta mangiando la carota, ma sta andando in bagno. Beatbox, pantegana. Cioè, raga, non lo so, scrivetemi nei commenti. Se volete che questa sia la nuova hit dell'inverno 2017, perché l'hit dell'estate già è passata e purtroppo non può essere l'hit dell'estate, ma dell'inverno ancora sei in tempo. Bellissimo. Ti gonfia. Raga, si stanno gonfiando come due mongolfiere. Ti lascio solamente indovinare cosa. I coglioni. La carota in bocca gonfiate, ok? Si gonfiano. Ma si stanno gonfiando. Madre perla.
sbloccate la casa, non lasciatela, non lasciatela, perché? Sì, io devo andare a vedere, perché sono molto, ma molto interessato. E quindi raga, ci rivediamo, sono io. Ciao.